Ponte di Catanzaro, Ponte Morandi, è venuto a vederlo, l'hanno rassicurata sulla situazione della struttura? Allora, la mia presenza in Calabria è per dare massima priorità a una regione tanto importante. Da lombardo dico che l'Italia non può crescere senza la Calabria e senza il sud. E da dove partiamo? Partiamo dalle infrastrutture. Questa è un'infrastruttura di tantissimi decenni fa, siamo negli anni 50, oggi è in costante manutenzione, non deve essere limitato, o meglio, dobbiamo ottenere l'obiettivo di non limitare il traffico. Oggi le maestranze di ANAS e la dirigenza di ANAS del territorio della Calabria ci dice che tempo un anno e mezzo dovremmo riuscire a far tornare la viabilità anche su questo ponte ordinaria. Ovviamente non mi interesso solo di questo ponte, ma di tutti i ponti importanti, strategici, che oggi necessitano di manutenzione in tutta la regione. La 106 è un altro nodo da sciogliere. Sì, quella sì, desta molte preoccupazioni, dispiace ovviamente che vada avanti da così tanti anni, sappiamo quanto il territorio ne abbia bisogno, quanto le attività commerciali ne abbiano bisogno, andiamo lì, gli stanziamenti sono stati messi, fondamentale fare tutto in legalità, fondamentale fare tutto nel rispetto dell'ambiente. Beh, l'obiettivo è quello di velocizzare, perché i tempi che sono stati messi in campo non sono accettabili. I cittadini pagano tanto di tasse, pagano tanti contributi e purtroppo non sempre hanno un ritorno in termini di servizi. La mia presenza in Calabria è proprio quella per dire il governo è presente, la massima attenzione c'è, gli investimenti in infrastrutture stradali e ferroviarie e aggiungo anche portuali ci saranno e ci saranno anche di più. Prima l'attenzione e quindi considerazione di una regione così importante. E poi ovviamente investimenti in infrastrutture, quindi faremo e visiteremo e visiterò molti cantieri e soprattutto chiederò a tutti gli enti preposti, in particolare le società di Stato che io controllo e di indirizzo, di fare di più rispetto a quanto non hanno fatto fino ad oggi.